risotto ai sentori di mare, sedano rapa, capperi e limone candito. La prima cosa da fare è come pulire e come pelare il sedano rapa. Tranquillissimi, prendiamo il pelapatate, andiamo a pulirlo bene bene bene, che non abbia nessun occhietto, niente. Io direi che in questa ricetta il sedano rapa è un prodotto, è un ingrediente importantissimo, perché nonostante facciamo il risotto ai sentori di mare, quindi dovrebbe sapere tutt'altro che di terra, e sedano rapa sappiamo benissimo che è un ingrediente che è tutto terra. Poi tra l'altro andremo a fare una cottura molto molto lunga in forno, quindi a concentrare le cotture, i sapori e tutta quanta la mineralità terrosa che ci sta dentro. Una volta arrivati qui, pulito bene sopra, la parte delle radici la tagliamo, però non la buttiamo via, neanche la pelle. Se la buccia è stata lavata precedentemente, tranquillamente la si potrebbe utilizzare per preparare magari brodi di verdure, i brodi per insaporire stessi risotti. Io personalmente non cuocio mai il risotto con un brodo, mai dire mai, però in questo caso utilizzo l'acqua perché voglio far sentire solo il sapore di sedano rapa e di mare. Quindi tagliamo a dei pezzi abbastanza grossolani, non c'è una misura ben precisa, basta che siano più o meno omogenei da poter permettere una cottura sempre omogenea. Quindi tagliato così, lo andiamo a mettere su una placca da forno rivestita con carta forno. Perfetto. Gli diamo un giro d'olio. Eccolo. Qualche goccia d'olio. Un po' di sale, ma pochissimo. E andiamo al forno ventilato a 200 gradi per una quarantina di minuti. Intanto che aspettiamo la cottura del sedano rapa, proseguiamo, non fermarci mai, proseguiamo con la preparazione del limone. Quindi è un limone marinato, una ricetta super antica. Marinato perché? È più che marinato, è macerato. Lo facciamo macerare con del sale bilanciato, quindi abbiamo 100 g di sale, 50 g di zucchero bianco, tutto semplice. Una volta pesati bene gli ingredienti, perché qui è quasi da pasticceria, togliamo le estremità del limone, dopodiché togliamo la buccia, come se pelassimo un limone a vivo, per intenderci. Quindi facciamo queste striscioloni, diciamo così, di limone, anche con la parte bianca, perché una volta macerato, marinato, sì, è vero che è amara, però darà quel tocco di amaro, di pungente che sarà gradevole. Pariamo leggermente questi nostri parallelepipedi di limone. Ne faccio alcune così faccio vedere bene la ricetta. Il limone e il cappero in questa ricetta è importante perché ci riporta in Italia, perché sarebbe stato risotto al sedano rapa che non ha una nazione, le polveri di mare non ha una nazione, quindi per dargli il concetto di italianità e del Mediterraneo aggiungiamo il limone, che è per l'eccellenza una cosa italiana, un prodotto italiano, meglio se ovviamente di Sicilia, oppure quello di Sorrento, insomma, quei limoni lì, oppure dopo andiamo ad utilizzare anche il cappero di Pantellerie, che è un altro prodotto di assoluta eccellenza italiano. Raccogliamo i nostri parallelepipedi di limone, prendiamo il barattolo, ci mettiamo dentro le nostre buccette di limone. Io ho già tutto quanto pesato, quindi in casa dovete pesare prima. Utilizziamo il cucchiaio, ripeto, sono 100 g di sale e 50 g di zucchero.
tutto quanto unito all'interno di un barattolo, lo chiudiamo, le diamo una bella shakerata in modo che tutte le bucce siano ricoperte, in modo che lo zucchero e il sale si possano mescolare. Fatto questo procedimento lo lasciamo marinare, o meglio, come avevo detto prima, macerare per una settimana di tempo, più o meno. Una volta cotto il sedano wrap al forno, l'ho tirato fuori, l'ho frullato con un robot da cucina, con l'aggiunta di pochissimo olio e magari un po' di acqua, quella normale bollente, lo facciamo frullare per bene. Una volta frullato otteniamo questa pasta. È la pasta di puro sedano wrap, quindi una concentrazione di sapidità, di mineralità ai livelli massimi. Il riso c'è, la crema c'è, capperi, limone tagliato a cubetto piccolissimo, brunoise, polveri di mare, delle quali spiegherò dopo. Proseguiamo con la cottura del riso. E vado di burro perché è un risotto, ricordo, a base di terra, cioè sedano rapa. Perché tosto con il grasso? Bisogna mantenere una temperatura sempre molto molto bassa, in modo da non tenere, da non far brunire il burro, quindi da non fare la cottura sbagliata per il riso, quindi da non farlo diventare nero in tostatura. Però, visto che il grasso, una volta andato in contatto con il chicco di riso, lo ricopre completamente e quindi assorbe tutti quanti i profumi dello stesso cereale. Questo che ci permette dopo di dire: oh, io su questo risotto sento anche il sapore del cereale, del riso. Se è un riso di buona qualità, perché non sottolineare questo aspetto molto importante? Allora, una volta sciolto il burro, fuso, una volta sciolto, aggiungiamo del riso a occhio. Lo andiamo subito a mescolare. Qui dobbiamo stare molto attenti da non farlo cuocere, da non farlo bruciare il riso, che non prende il colore. Come faccio a capire che il riso è tostato? Quando non ce la faccio più a prenderlo in mano. Quando mi brucia vuol dire che è tostato abbastanza. Ecco, penso che ci siamo. Sfumiamo con del vino bianco. Facciamo evaporare tutto il vino. Bene, in modo che non ci sia l'alcol, e andiamo con la prima mestolata di acqua leggermente salata. Nella preparazione del risotto dobbiamo stare sempre attenti che il riso stia sempre in ebollizione qui nella pentola, nella casseruola con il risotto in cottura. L'acqua, quella che aggiungeremo per continuare la cottura, deve sempre sobbollire, deve essere leggermente salata, quindi bisogna mantenere il livello giusto per non farla diventare troppo concentrata. E secondo me il risotto qui lo possiamo lasciare. Io sono del parere che non c'è bisogno di mescolarlo fino a stare lì 15 minuti, perché la cottura di solito è intorno a 15-18 minuti. Non serve stare lì e mescolarlo, basta dargli un'occhiata, dare una girata alla casseruola in modo che, insomma, la cottura venga omogenea. E ricordiamo sempre di non aggiungere mai il successivo mestolo dell'acqua in caso nostro, prima che il liquido aggiunto prima si fosse completamente evaporato. Una volta siamo arrivati alla cottura del riso, lo assaggiamo, se appunto la cottura è giusta. È giusta, a me il risotto piace bello al dente. È bello morbido, lo togliamo dal fuoco e andiamo ad incorporare 1 o 2 cucchiaiate di crema di sedano rapa. Di sale e di pepe lo aggiustiamo alla fine perché la crema è molto molto concentrata. Ci spostiamo un attimo sul fuoco per farla sciogliere bene, anche per scaldarla. Fatto questo, ci spostiamo completamente dai fuochi, qui possiamo spegnere. Aggiungiamo del burro, aggiustiamo leggermente di sale e di pepe.
e mantechiamo il riso. Perfetto, è mantecato, lo lasciamo riposare un secondo coperto con lo stesso piatto. In questo modo scaldiamo anche il piatto, quindi una volta steso tutto quanto, una volta steso il riso, quindi manterrà più a lungo la sua temperatura. Lasciamo 2 minuti a riposare. Spiego velocemente le polveri, quelle che proprio andranno a richiamare il mare nella mia ricetta. Qui ci sono le ostriche, le cozze e l'alga che si chiama lattuga di mare. Abbiamo preso tutto quanto, l'abbiamo a porzione messo in microonde fino a farlo diventare quasi gommoso. Dopodiché tutti i molluschi asciutti li abbiamo messi nel forno, abbiamo fatto essiccare a 60 gradi per una notte. Una volta fatto questo procedimento abbiamo frullato i molluschi ormai in quel momento lì croccanti quasi, li abbiamo frullati e ripassati leggermente in padella per darli ancora più effetto di una polvere. Perfetto. Qui puliamo. Non preoccupatevi se per caso il riso vi è andato un po' fuori copa pasta, perché è un riso magico. Dopo c'è la polvere che copre tutto, quindi problema di bordi sporchi oppure del piatto sporco qui non esiste. Comunque puliamo, andiamo a disporre sopra 3 capperi di numero, in modo che quasi ogni cucchiaio abbia la percezione in bocca diversa. Quindi uno con cappero, un altro dopo con limone. Allora, capperi, ci mettiamo del limone candito sparso, in maniera un po' sparpagliata, diciamo così. E appunto andiamo a cospargere con delle polveri di mare. Quindi, come avevo già anticipato, ostrica, cozza e alga lattuga di mare. Andiamo a cospargere sopra queste polveri. Diamo qualche colpetto al riso. E il riso ai sentori di mare è pronto, solo che il pesce non c'è. Thank you.